Quindi tutte anche, insomma, io la percezione netta che ho è che in realtà noi stiamo ricominciando a farci fare sul nostro corpo, su anche le nostre tantissime cose che fino a qualche decennio fa forse erano inconcepibili, cioè nel senso anche partorire, anche se stesso partorire, non dico soltanto scegliere di non avere figli, ma anche scegliere di avere figli, non è una scelta, è una scelta che vivi, puoi vivere con una medicalizzazione, con un accanimento, con un controllo e delle aspettative, delle richieste che sono massacranti, cioè sono completamente alienanti, non sono di rispetto e di ascolto di te, anche di un'occasione per te di appunto di crescere, di entrare a contatto anche con momenti o fasi di vita diverse, è tutto molto eterodiretto, eteronormato, eh? Quindi è pesante. Sul fatto di scegliere di non avere un figlio, secondo me è pesantissima ancora invece la colpevolizzazione, no, ma proprio che sei un criminale, insomma, che stai facendo qualcosa di grave, di gravissimo. Sto facendo qualcosa di grave perché appunto la natura mi ha messo in questa condizione che io purtroppo se voglio scegliere delle cose per me devo interrompere una vita che crescerebbe. Per questo dico c'è cioè, comunque un po' di sofferenza o diciamo di non leggerezza, secondo me è giusto pure che ci sia, cioè nel senso, dopodiché però la convinzione che questa cosa sia una cosa sulla quale appunto poi ci può essere un ricatto morale, oltre misura, e infatti una strumentalizzazione poi, perché allora sei cattiva, no? Non sei buona, non sei materna, perché appunto non sei per gli altri, no, no, non ti sacrifichi per qualcun altro, ma pensi a te come se fosse la cosa più brutta del mondo. E a chi devo pensare? Cioè, nel senso, così, prima di tutto, magari pensa anche a me, mica ci sarà qualcosa di male, che so fa. Quindi invece sì, secondo me mi torna che sia invece ancora un argomento un po' tabù, non facile da poter appunto vivere ed esprimere insomma con una maggiore serenità. Anzi, se lo fai, appunto, sei una leggera, sei una superficiale, sei una che non si rende minimamente conto, no, di che cosa stai parlando e anzi della gravità dell'atto che tu hai compiuto. E sotto sotto sei una stronza, oppure appunto sei un egoista, sei una che pensa prima a te, cioè, non lo so.